Parfait de la belle musique à vos cœurs. Ciao a tutti amici di Agoradio Web TV, sono qui al Teatro Campana dove si svolgono le prove per il concerto di Alexia e sono qui appunto con la mitica Alexia. Ciao, ciao a tutti. Allora, benvenuta a Osimo, so che non è la prima volta che vieni qua nelle Marche, ma non so se già eri stata nel nostro comune, come ti trovi? Ma no, è la prima volta in realtà e devo dire che i posti li apprezzi subito appena arrivi e respiri un'atmosfera o è positiva o è negativa. In questo caso ho subito respirato un'atmosfera molto molto bella che in realtà trovo sempre nelle Marche. Devo dire che è una regione che offre un ambiente bello, un ambiente ricco di storia, di sapore, quindi al momento sono molto felice di essere qui, mi stanno accogliendo benissimo, è un ottimo insomma, inizio per noi perché comunque facciamo le prove ed è importante avere un ambiente giusto. Allora, il tuo concerto è una delle tappe del tuo tour, parlaci un pochino di questo tour. Ma allora, in realtà domani insomma sarà un po' una sorpresa, nel senso che comunque la prima data è quella che sancisce un po' il resto della tournée. Sicuramente da un punto di vista musicale ho cercato di fare delle evoluzioni, cercare di avere un suono più live, più sanguigno, perché comunque io vengo dalla musica dance, quindi musica prettamente elettronica, quindi ho cercato un po' di miscelare le cose che appartengono al mio passato con le cose che invece rappresentano la mia musica attuale, quindi magari anche le ballate che comunque in questo modo riescono a stare molto bene insieme. Ci saranno canzoni sicuramente del mio vecchio repertorio dance, le canzoni che mi hanno visto insomma vittoriosa Sanremo, comunque tutti i grandi successi che sono venuti di conseguenza, e poi ovviamente non possono mancare alcune delle canzoni che ho presentato alla trasmissione I Migliori Anni e poi ovviamente i singoli nuovi che sono tuttora in radio e che stanno dando grande soddisfazione, perché comunque sono temi scottanti che io ho voluto affrontare con grande determinazione. E a proposito appunto di singoli nuovi, tu hai un album in uscita, se ci vuoi parlare un po' delle sonorità che avrà questo album, anche dei contenuti che tu già ci hai detto che saranno abbastanza scottanti, che temi tratterai oltre ai suoni? Beh, allora intanto questo album che si chiama I Canzonissime sarà la raccolta di tutti i più grandi successi che io ho interpretato sia a Canzonissima, se in passato rivisitate alcune mie canzoni. E poi ci sono i due inediti che sono L'estate e Io no, soprattutto è un tema dove io affronto la dipendenza da, il vizio del gioco, piuttosto che la droga, piuttosto che l'alcol. E sono temi che io ho affrontato proprio perché in questo momento c'è un po' una perdita di valori. Il nostro livello sociale si sta molto abbassando perché c'è la crisi, perché comunque c'è la crisi di valori, c'è la crisi dei sogni, le illusioni ormai sono un po' finite. Proprio per questo io mi voglio invece soffermare su queste cose, cioè sulla incapacità da parte dei gruppi, dei nuclei familiari, anche delle coppie di stare uniti anche nei momenti di grande difficoltà, proprio perché non si vede uno spiraglio di luce, e cioè lo spiraglio di luce si vede proprio se si sta sani, cioè se si riesce comunque ad avere una coscienza e di ciò che siamo venuti a fare comunque al mondo, soprattutto cercare di vivere la nostra vita al meglio. E mi rendo conto che a volte non è possibile, però facendo delle cose sbagliate per la propria salute e anche per il proprio portafoglio, perché purtroppo si distruggono delle famiglie intere, penso che sia ancora più sbagliato. Quindi un brano di denuncia sociale, ma anche un brano, se vogliamo, anche di speranza o di incitamento a cercare dentro noi stessi quello che vogliamo essere e vogliamo fare. Allora, parliamo di televisione. Ti abbiamo vista appunto di recente a Migliori Anni. E che cosa hai provato nel partecipare in un programma che ha anche ripreso i meccanismi di un grande programma che ha conosciuto il nostro popolo come Canzonissima? Beh, è stato emozionantissimo perché intanto io ero piccina quando c'era Canzonissima, però sentivo questo grande fermento in casa mia perché lo guardavano, lo seguivano,
E poi comunque ho visto proprio anche durante le trasmissioni questi RVM pazzeschi, quindi c'era un fermento per la musica incredibile che oggi purtroppo un po' manca nel nostro paese, quindi sono molto felice che comunque qui ci sia stato almeno un tentativo. E poi soprattutto è stato emozionante comunque ricalcare vecchi successi sia in italiano che in inglese, perché io ho nel mio passato, nel mio background, la grande esperienza di gruppi dove suonavo tante cover, e per cui insomma mi sono ritrovata un po' a fare il mio primo mestiere. E a proposito di televisione, e adesso nei sabati sera di Canale 5 si vede Gabri Ponte. Tu, Gabri Ponte, e insieme a molti altri siete stati i pionieri di quella che è considerata l'Italo Dance, questo genere che ha segnato, se vogliamo, tutto quanto il decennio degli anni 90. E naturalmente poi con il vostro lavoro avete anche incitato anche nuove produzioni, nuovi artisti, avete segnato una generazione, segnato anche anche il modo, la definizione di divertimento. Avete veramente creato anche dei veri e propri masterpiece, che nelle discoteche, nei club, anche nei locali, insomma all'aperto adesso, e quando, ogni volta che vengono suonati, creano davvero grande eccitazione. Poi naturalmente la musica elettronica, come ben sai, è cambiata poi nel corso degli anni, si è passati anche a quello che adesso viene chiamata, forse anche erroneamente, house, che poi adesso ha anche preso piede per quanto riguarda la musica pop, quindi si sente sempre queste sonorità molto elettroniche, molto dance in radio. Quello che ti voglio chiedere, che visto che tu hai proprio trattato la dance fin dai primi anni della tua carriera, tu trovi questa un'evoluzione o piuttosto una involuzione, se vogliamo, per suoni, per testi, ma anche per quello che può avere insomma nella società? E quello più che altro che ti chiedo è se ci sarà poi modo anche forse di tornare a questi suoni, comunque di tornare all'Italo Dance. Io mi auguro di sì, perché comunque noi abbiamo veramente coperto un quindicennio di grandissimo spessore, cioè nel senso che comunque la musica dance dall'Italia veniva esportata in tutto il mondo. Siamo stati forse i pionieri per certi aspetti di questo tipo di sonorità. Io mi ricordo i Black Box, i primi esperimenti che facevano rubacchiare da idee invece che noi avevamo già messo sul mercato. Credo che non sia un'involuzione, io trovo che comunque anche il tentativo di mischiare i vari generi musicali sia sempre uno sforzo di fare qualche cosa di nuovo, e sono contenta che comunque a Canale 5 si siano accorti che anche la musica dance ha comunque un suo valore. Quando io facevo musica dance invece ero considerata di terza, quarta, ultima categoria, perché non si sapeva se cantavo veramente, era robetta. Non è robetta, perché comunque per fare delle chiavi facili ci si deve veramente spremere molto molto il cervello, non è una cosa semplice, anzi è più difficile fare delle cose semplici che fare delle cose complesse. E spero che ci sia un ritorno. Da parte mia c'è anche la disponibilità, e nei nostri progetti c'è sicuramente di puntare a qualche cosa di ancora di inglese a livello internazionale, anche nel campo pop dance, anche nel campo dance. Poi non so adesso quale sarà il genere, se house, perché è difficile capire, però sicuramente da parte mia la volontà c'è, per cui probabilmente spero di far parte di questi che magari rilanciano la dance italiana all'estero. Bene, non ci resta altro che salutare Alexia, buon lavoro, e noi ragazzi ci salutiamo.